cose vanno male, vanno più che male, è la follia. Oggi ci sono stati 63 omicidi, dopo ci sono le notizie di Gaggio, e il flusso e riflusso, l'alta e la bassa marea, il giusto equilibrio ecologico. Non ci sono nazioni, non ci sono popoli, non c'è il terzo mondo, non ci sono arabi, non ci sono russi, c'è solo un unico, un solo ed unico sistema dei sistemi, un vasto ed immane, intrecciato, interdipendente, multivariato, multinazionale, dominio di dollari, euro, rubli, soldi. Questo è il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggi. Non esiste l'America, non esiste la democrazia, esiste soltanto Amazon, DHL, Colgate, Palmolive, Nestlé, Coca-Cola, Microsoft, IBM. Queste sono le nazioni del mondo oggi. Di cosa credete che parlino i russi nei loro consigli di Stato? Tirano fuori i loro diagrammi di programmazione lineare e le teorie di decisione statistiche, le probabili soluzioni, e computano le probabili soluzioni tra prezzi, costi e prezzi delle probabili transazioni e dei loro investimenti. Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie. Il mondo è un insieme di corporazioni inesorabilmente guidato dalle immutabili e spietate leggi del business. Il mondo è un business, lo è sempre stato da quando l'uomo è uscito dal magma. Hai soldi? Vai in paradiso. Non ce li hai? Vai a fanculo. Le indulgenze lo dicevano già al tempo. Una volta non c'era questa parola e quindi c'era l'inferno. Non ti potevano dire se non hai soldi vai a fanculo, vai all'inferno, capito? Tex Willer lo dice benissimo, ma va all'inferno, capito? E i nostri figli vivranno per vedere quel mondo perfetto cui non ci saranno né guerra, né fame, né oppressione, né brutalità. L'orologio del generale, l'orologio del generale, li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? A quest'ora, in quest'ora, in quest'ora non c'è. L'orologio del generale. Come va? Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti sanno che le cose vanno male. Non serve dirvelo. Le cose vanno più che male. È la follia. Il flusso e riflusso, l'alta e la bassa marea, il giusto equilibrio ecologico. Non ci sono nazioni, non ci sono popoli, non ci sono terzi mondi, non ci sono arabi, non ci sono russi, non c'è l'Ovest. Esiste soltanto un unico sistema, il sistema dei sistemi, un vasto ed immane, intrecciato, interdipendente, multivariato, multinazionale, dominio di dollari. Dollari, euro, rubli, soldi, money. Questo è il sistema valutario internazionale che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggi. Non esiste l'America, non esiste la democrazia, esiste soltanto Amazon, Nestlé, Coca-Cola, Microsoft, IBM, DHL, Toyota. Queste sono le nazioni del mondo oggi. Di cosa credete che parlino i russi nei loro consigli di Stato? Karl Marx?
tirano fuori i loro diagrammi di programmazione lineare, le teorie di decisione statistica e le probabili soluzioni e computano i probabili prezzi e costi delle loro transazioni e dei loro investimenti, come fanno tutti i paesi. Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie. Il mondo è un insieme di corporazioni, guidato dalle immutabili e spietate leggi del business. Il mondo è un business, lo è sempre stato, fin da quando l'uomo è uscito dal magma. Le indulgenze. Se sei ricco, vai in paradiso, se sei povero, vai a fanculo. Cioè, una volta non usavano questi termini e quindi ti dicevano vai all'inferno, capito? Vai sottoterra, se no vai nel cielo, vai in paradiso. Adesso vai a fanculo. E i nostri figli vivranno per vedere quel mondo perfetto in cui non ci saranno guerre, né fame, né brutalità, né oppressione. Una vasta ed ecumenica società finanziaria per la quale tutti lavoreranno per creare un profitto comune, dove tutti avranno una loro partecipazione azionaria. Ogni necessità sarà tranquillizzata, ogni noia superata.